Allora, buonasera a tutti, vedo che avete preso posto, anche Gabriella sopra, benissimo, ci siamo tutti, siamo in tanti. Infatti mi sono scritta perché l'emozione gioca a tutti scherzi, quindi mi sono scritta due righe proprio per essere proprio precisa su quello che si dovrà appunto dire, ma sono semplicemente dei saluti e su e la motivazione anche che ci ha spinto noi insegnanti a fare questo progetto. Benvenuti al nostro spettacolo Romeo e Giulietta. Cosa ci ha spinto a fare questo progetto? Nasce dal bisogno, dopo due anni di chiusure, mancata socializzazione, di condividere insieme un percorso che lasciasse liberi i nostri ragazzi nella loro voglia di esprimersi. È un progetto inclusivo dove tutti si sono messi in gioco per tirare fuori il meglio di sé e non sempre è stato facile. I ragazzi si sono cimentati con l'uso della lingua dialettale perché riteniamo, in tutti gli insegnanti che abbiamo collaborato, che la sua conoscenza sia patrimonio di ciascuno e merita di essere coltivato come arte. Allora, comincio con i brevi ringraziamenti perché poi la maestra Francesca farà il resto dopo lo spettacolo. Allora, ringraziamo in particolar modo per l'arte preziosa una nonna, la nonna Mirella, che ci ha aiutato nella realizzazione degli abiti. Ringraziamo Fiorenza Vianello per la locandina che ha creato un meraviglioso disegno artistico. E ringraziamo un papà, Fabio Cagni, per le basi musicali. Grazie di cuore. Non mi resta che dare spazio ai ragazzi, non possiamo più dire bambini perché ormai sono cresciuti, sono in quinta, quindi ai nostri ragazzi. E auguro a tutti un buon divertimento, a dopo. Buonasera e benvenuti ad Ulisse, il piacere della scoperta. Vi parlo da Chioggia, più comunemente conosciuta come Ciosa dai suoi abitanti. E questo è un luogo storico, perché proprio qui, e non a Verona, come tutti pensano, si è consumata la più grande storia d'amore di tutti i tempi, quella tra Romeo e Giulietta. Se siete interessati alla storia di questa città, vi consiglio di guardare la puntata di Super Quark diretta da mio padre, il Piero, che potrete guardare su RaiPlay quando e dove volete. Non dimenticate di mettere like e seguire la pagina www.raiplay.it. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti. Conosceremo quindi la storia tra le due famiglie protagoniste, i Ciosotti e i Marinanti. Immagini e racconti, ricostruiremo come andarono esattamente i fatti. Guarda, guarda là! In riva si è rimaste solo due sdraio! Ma cosa sdraio? In alla sasso le sedie! Maria, che caldo che fa un culo! Chiara, son, me sento una fiacca. Non se ne respire. Ho le fumane. Manco male che questo 20-0. Che forse è prima. Già. Allora. Scuote la sabbia, sa? Sì. Prendo la crema, va. Sì, va. Non fare come l'altra volta, sa, che ti t'ha ascoltato tutto. Mettitela bene anche a te, sa. Ovvio. E ti mettisi a me. Tira fuori le carte, che se fermo una partita a buraco. Le ha tu portai. Figurate se non le ho portate.
anche la borsa, no? E c'è l'acqua, fai così verba. Chi ha il manco, ti sei verso il severo. Oh, finalmente siamo arrivati, sa. Mettiamoci qua. Ho dovuto partire da Ciosa, tutta de corsa, per ciapparmi il posto in riva. Adesso fai presto a sistemare sto asciugaman, o sì no, fa notte. Sempre che ti sighi. La fatica, l'ho fatta tutta a me. Ti, ti ho solo pedalato, quando dici elettrica, per me qui. Che si senta a ciaparsi il sole? Ah, sei baissa! Vai zitta, non parlare! Che ti sa che i ciosotti sei famosi, perché coi tacchi e bottoni la frisa sempre in baruffa!
Fatelo là, Romeo! Oh, Romeo, come sembra? Basta appena finire il turno della CTV. Sono stanco morto. A Venezia che c'era mondo di gente. Altro che sembramenti. Vediamo se ne sale tutti da nuovo. Oh, Romeo, dimmi, asci tu pensieri. Te vedo un po' chimatonio. Veramente, su che pensa la figlia? Sei a quella bionda? Ancora quella! Non la sei per dire, Romeo! Ascoltami, mi! Quella non la ta neanche mente! Ma sei sto sicuro? Sicurissimo! Ti ha bisogno di conoscere gente nuova! La ragione, sa sto cosa che ti dico? Stasera che sei una festa in maschera al Zanzibar. E mi ha detto che sarà mondo dei belle figli. Tutti con la maschera, ma non sugli occhi, sulla bocca. Ciao, Fiori! Tutto bene? Siamo pronti per stasera? No, vediamo l'ora. Già che mi diceva Romeo della festa di stasera. Anca se non godito di un particolare. E quale? Che la cena festa organizzata dai mamori, marinanti. Ma sei un fora! Se ne trovi e le coppe, sapete tutti che i marinanti non puoi avere i suoi soldi, soprattutto la mia famiglia. Ma no, sempre che ti vedi tutto nero, che vuole il green pass. E ti vedrà che troviamo il modo di intrufolarsi. Col green pass mi te fa passare. Poi ti sa che i marinanti, pur de ciappar schei, ti fa passare pure. Dai, fermo su spritz. Fino a tenere un altri. E va bene, proviamo allora. Ti vedrà che andrà tutto bene. E la bionda non ti che pensi più. Fiori, a che ora ci troviamo? Dopo cena, sotto casa tua. Se vedemo! Romeo, mi raccomando, vestiti figo e fai scianti. Durante il lockdown.
sera. Sono qui apposta. Guardiamo i capi di Giulietta. Da dove possiamo cominciare? Che disastro! Mi sembri un caso disperato. Guarda questo maglione! E che tessuto è, cara? Veramente? Se ricordo di mia nonna. Di pure addio alla nonna. Salutiamola su. Questo. Questo. Addio. Questo. No. Questo. No. Oddio, che orrore! Fermiamoci qua. Cara Giulietta, è arrivato il momento della proposta del giorno. Osserva il manichino. Questo si chiama vestirsi. Valorizzare i punti di forza e nascondere i punti deboli. Per esempio, se uno ha i fianchi larghi come i tuoi e trova lo stesso il coraggio di uscire di casa, deve giocare con le ampiezze. Esatto! Da che pulpito! Proprio era la parla! Il problema va presto risolto. Tieni, Giulietta, usa bene questa carta di credito che ti regalo. E che lo stile sia con te. La situazione è drammatica, ma ce la farà. Come ti chiami, sto? Giulietta. E ti? Mi Romeo. Sei sola o sei in compagnia? Su con le mie amiche, perché? Ma tu hai mai visto la sua parte? Sei in foresta? No! No, su di qua! Parla più forte che non te sento! Su di qua! Fai una bella roba! Cavati sta mascherina! E non sei fuori? Ma sì, dai! Siamo tutti vaccinati! No, caro! Mi dispiace, asi un ballo in maschera! Certo! Che Digimondo bella! Diciamo che non sarà più piacesto vederti lì. Ma va bene lo stesso. Non ho mai visto Doci così. Do stere! Anca ti, Digimondo bello. Ma da dove salti sto fuori? Ti mi ricordi tanto che il figo di Leonardo DiCaprio. Senti, qua che se massa confusione, vieni stasera sotto al mio balcone, così finiamo la festa. Così parliamo e se conosciamo di più. Ma visto che te mi do in giro, non potevo sperare di meglio. Non torno neanche a ciosa, non che posso credere. Cosa? Guarda, Namagia, fermati un attimo. A stu parla di ciosa. Sì, perché? Allora non posso. Se mio papà viene a sapere che ho parlato con un ciosotto, avemasse. Guarda, mentre gli occhi, visto che non posso sbassarmi a sta ostrega di mascherina. Sono un figlio, sa. Ti dico la mia parola. Oh, te credo. Ti mi piace massa. Troviamosi da soli. E dove sta solo preciso? Massa lungo da spiegare. Cerca su Google Maps balcone della casa di Giulietta. Non ti puoi sbagliare. Cercalo. A più tardi. A dopo. Buondì, sisters. Sisters? Ma con chi ce l'ha? Noi siamo sorelle. Sorelle? Voi altre? Non vi sono genio, anche a me. Che certo, figliola. Vuoi che preghiamo per te? Me volave mondo di
Scusate, ma sono venuto qua per parlare col parroco. Col don... Eccolo che arriva. Ma Lucia, ma chi sei stato qua? Commettiti che sei un omicidio. Oh, madre santa, don Matteo, mica ci deve essere sempre un morto quando ci sei tu. E ti, chi sei tu? Tasto da confessare, cosa sto combinando? Don Matteo, signor Romeo, a fancarima. Ma si ricorda di me? Romeo, Romeo, fammi pensare. Sì che mi ricordo, fiol di un cane. L'ultima volta che ti ho visto in chiesa sarà stata 10 anni fa, alla cresima. Tutti uguali sti fiori. Che Dio ci aiuti. I torni solo così ora di maritarsi. Ecco, per l'appunto, proprio per questo sono venuto. Don Matteo, ho sempre detto che ti sei molto sveglio. E allora dite, su, confessate. Don Matteo, conosco una fiammondo bella, ma proprio bella, tanto che ho perso la testa. Solo che c'è un problema. Un problema? Che problema? La se c'è una Giulietta, la se c'è dei marinanti, e se la sua famiglia viene a sapere che la sta con Ciosotti, me copre. Oh, finalmente! La questione si fa interessante. Cosa ci ho fatto di male? Parli. Su bello, bravo e buono. 3B. E anche avvicinato. Prego, aiutami. E allora, ti sei capitato al prete giusto. Ti intanto prega. Prega chi non ti colpa, ma prega! Che Dio ci aiuti! Thank you.
arrivati a chiudere questi 5 anni scolastici con questa avventura che è stata meravigliosa. È stata impegnativa sicuramente, però ci ha regalato tante emozioni. È stato un viaggio bellissimo, fatto in compagnia di persone che ci hanno aiutato, e quindi è doveroso ringraziare chi veramente ha dato un contributo importante alla riuscita di questo spettacolo. Allora, io comincio dalle due ragazze che sono state bravissime, sono riuscite a domare qui questi ragazzi dietro il palco, e quindi Margherita e Sofia, che non si vogliono far vedere però. Bene. Margherita e Sofia. Sono nascoste, non vogliono... Vogliono rimanere in incognito, però le abbiamo nominate, quindi Margherita e Sofia. E poi dobbiamo ringraziare assolutamente Micaela, che è stata la nostra professoressa, Micaela Corso, che ci ha accompagnato e diventato con la forza, un contributo fondamentale. Ringraziamo anche la voce di Sofia Zanta, che ci ha così racchiuso il nostro spettacolo. Grazie Sofia. E poi ti ringraziamo, maestra. Ci rimane qualcosa da ringraziare? Forse no. Allora ringraziamo ovviamente, abbiamo la nonna Mirella per il vestito. No, lo so che non volete. Ma la nostra, ringraziamo la nostra, chi? La nostra regista. Dico poco, ma quello che dico è fondamentale. Lei è straordinaria, ha una verve, una carica unica. E veramente noi la ringraziamo di cuore, perché speriamo che, io sono sicura, sono convinta, e anzi ci auguriamo che tutto quello che lei ha trasmesso di teatro possa in qualche modo essere ripreso un giorno da loro, possano continuare, perché veramente hanno colto tanto, arricchito noi e arricchito loro, insomma è stata veramente un'esperienza bellissima. L'altra volta non hai parlato, questa volta sì, ti tocca. Poi dopo non dite niente, loro ringraziano me, ma sono io che ringrazio loro, perché mi hanno dato ancora la possibilità di entrare nella scuola, in una classe, e di insegnare ancora magari teatro, insegnare ancora a, non voglio dire bambini, se no dobbiamo ancora dire, a questi ragazzini meravigliosi che questa sera hanno dimostrato di essere degli attori in erba. Bravissimi. Voglio ringraziare anche queste due maestre speciali. Grazie. Perché mi hanno coinvolta piacevolmente nel loro progetto, e mi hanno fatto assaporare, appunto, come ho detto prima, l'emozione di tornare ancora a scuola, che per me è stata linfa pura. E se lo spettacolo è riuscito bene, insomma credo sia riuscito bene, in primis lo dobbiamo a sti meravigliosi bambini, per me siete ancora bambini, belli, bravi, buoni, tre. I bambini, quindi il testo originale scritto dalla maestra Francesca, le coreografie e tutto l'ambaradan tecnologico, che io non capisco niente, della maestra Renza, la bravura della nostra professoressa Micaela,
Raffaella che ci ha accompagnato, la ragazza che ho visto stasera per la prima volta, e sono un grazie generale ai genitori, perché anche i genitori nei miei confronti si sono sempre dimostrati tanto affettuosi. Grazie. Allora, adesso Vilme, abbiamo bisogno della sua parola, ci ha caricato ancora di più. Se la dirigente, visto che c'è anche il vice sindaco, vogliono magari dire qualche cosa, noi ben volentieri. Lasciamo la parola. Grazie. Devo dire la verità, io non vorrei proprio dire niente, io, perché i ringraziamenti sono stati fatti e chiaramente sono... mi fa tanto tanto piacere essere qua, aver assistito a qualcosa di veramente, direi, stupefacente, perché è stato un percorso, sono 5 anni, li abbiamo visti piccini e li abbiamo visti adesso crescere, e quindi è anche una gioia vedere come con l'amore, con il lavoro, con la fatica anche quotidiana, sono riuscite tutte a tirar fuori da loro il talento magari nascosto, un talento magari che non sarebbe emerso e che invece ha potuto essere così, uscire, farsi vedere, ecco. Ed è importante, perché questo penso possa dare loro coraggio, il messaggio giusto, la scuola dà questo, dà la possibilità di mettersi in gioco e di poter tirar fuori tutto quello che uno ha dentro, che può poi nella vita continuare, insomma, ecco, qualsiasi strada, qualsiasi scelta faranno, insomma, adesso ne hanno ancora tanta di strada, dobbiamo ancora finire quest'anno e poi cominceremo la scuola media, però insomma poi in effetti hanno tante scelte anche importanti da fare, e penso anche che per loro sia stata un'esperienza meravigliosa, perché ricorderanno sicuramente Shakespeare, ricorderanno sicuramente Romeo e Giulietta, anche se ci hanno riso sopra, se ci hanno ballato, se ci hanno giocato, però non dimenticheranno mai, e non dimenticheranno neanche mai quello che si è creato fra di loro, questo poter stare insieme, avere degli amici, e questa è insomma un po' l'essenza anche della vita, dello stare insieme, e la possibilità che la scuola insomma offre, che noi cerchiamo nel nostro piccolo, ma insomma credo questa sera anche nel grande, di continuare a dare a tutti quanti i nostri alunni. Quindi grazie, io ho riso continuamente dall'inizio alla fine, non ho mai smesso, quindi mi sono divertita tantissimo, è stato meraviglioso. Ringrazio voi, ringrazio le famiglie, perché se si riesce a fare, perché anche voi genitori insieme a noi credete insomma in queste cose ed è fondamentale, e anche tutte le colleghe che sono qua questa sera, la segreteria che è venuta, vuol dire che insomma nella scuola veramente siamo tutti quanti uniti, e anche questo è bello, un clima di serenità, di comunione di intenti, ecco, e il risultato penso che poi insomma si sia visto e si veda. Grazie alla nostra grande Vilma. Veramente è difficile trovare le parole giuste per complimentarsi per quello che abbiamo visto. Lo spettacolo è stato a dir poco grandioso, i ragazzi sono stati grandissimi, complimenti ragazzi. Sì. Sinceramente, essendo un po' dalla lacrima facile, quando ho letto che sarebbe stata la storia di Romeo e Giulietta mi sono cominciato a preoccuparmi, a portare qualche fazzoletto in più. In realtà i ragazzi sono riusciti a divertirci ed emozionarsi allo stesso tempo, riproducendo Romeo e Giulietta calato in una storia di ordinaria follia ludiense, in una storia in cui un po' tutti, a dire la verità, ci siamo immedesimati. Quindi veramente siete stati grandiosi a mio avviso. Non possiamo fare altro che a livello istituzionale che adottare questo Romeo e Giulietta e lasciare ai veronesi la storia lacrime e sangue. Per noi Romeo e Giulietta è quello della Pinta di Al Cassino. So che c'era una mamma, sì, che voleva dire qualcosa. Sì. Ecco. Mamma di Stefano. Grazie, mamma. Bu-
Buonasera a tutti. Non è semplice riassumere le emozioni che noi genitori della quinta D proviamo in questo momento. I nostri ringraziamenti partono da una parola che ci ha accompagnato in questi 5 bellissimi anni, la parola amore. La A come accompagnare. I nostri figli sono stati presi per mano ed accompagnati nella loro crescita, non solo a livello didattico, ma proprio a livello personale. M come maestre, le nostre alleate in questo percorso. Così dolci e sempre presenti, pronte ad affrontare ogni cambiamento si fosse presentato e ogni esigenza dei nostri figli. O come obiettivo, quello comune a tutti noi, la serenità dei nostri figli, possibile grazie al coordinamento e all'impegno della grande organizzazione tra la scuola e le famiglie. R come responsabilità, una parola molto importante che è stata insegnata con dedizione e costanza ai nostri figli. Ed è come esperienza. Questi 5 anni sono stati un'esperienza a 360 gradi, iniziata con dei piccoli bimbi e finita con dei ragazzi. Non possiamo quindi che ringraziare le nostre maestre, la dirigente, i responsabili e chi tanto ci ha aiutato in questo percorso. Non lo dimenticheremo mai. Grazie ancora di cuore da tutti noi genitori della Quinta C. Wow, che emozione!